Dobbiamo proprio parlare di 10 single player PlayStation da giocare su PC. I videogiochi stanno uscendo sempre più spesso su altre piattaforme che non sono quelle native, che non sono quelle che fanno parte dell'esclusiva. Bene per noi, direi, perché abbiamo un motivo in più per parlare di 10 single player PlayStation che puoi giocare anche su PC. Anzi, che devi giocare, perché sono belli. Inizierei questa classifica parlando di Days Gone. Days Gone è uno di quei titoli che ti catturano non solo per la storia o i personaggi, ma soprattutto per il suo gameplay, coinvolgente e ricco di sfumature. Ambientato in un mondo post-apocalittico infestato da zombie, questo titolo ti mette nei panni di Deacon St. John, che è un motociclista duro a morire e sta cercando di sopravvivere in un mondo dove l'umanità è ridotta ai minimi termini. Lo so che sembra la trama di questo e anche questo, però questo è un po' diverso. Il cuore pulsante di Days Gone è l'esplorazione e la sopravvivenza, cioè sei libero di esplorare vasti scenari da foreste lussureggianti e piene di vita, se escludiamo gli zombie comunque, cioè, fino a desolate aree urbane, tutte rappresentate con un livello di dettaglio mozzafiato. La moto di Deacon è più di un semplice mezzo di trasporto, è la tua compagna di viaggio, che ti aiuta a fuggire dai pericoli e a lanciarti in esplorazioni lungo le strade deserte dell'Oregon. Gestire la moto, mantenendola rifornita e in buone condizioni, è vitale quanto gestire le risorse per sopravvivere. E devo dire che la versione PC è decisamente impressionante. God of War ovviamente non poteva mancare all'appello. Ovviamente mi riferisco a God of War del 2018, che è come quella svolta epica in una saga che conosci a menadito, ma che ti sorprende comunque per quanto sia riuscita maledettamente bene. Dimenticati di quel Kratos che andava in giro a distruggere ogni cosa nella mitologia greca con la sottigliezza tipica di un martello pneumatico. Questo gioco ci presenta un Kratos tutto nuovo, più maturo, che si è trasferito nel freddo mondo della mitologia norrena e cerca di fare i conti con il suo passato violento, mentre cerca anche di essere un padre per il figlio Atreus. Un gameplay assolutamente impressionante, un porting senza sbavature e una storia veramente incredibile da vivere. Uncharted 4, e devo essere estremamente sincero, mi sono appassionato alla serie dopo il film. Sì, ho recuperato i vecchi ora. Uncharted 4, Fine di un ladro, è quel tipo di gioco che ti fa sentire come se stessi guardando un blockbuster di Hollywood, ma con la differenza che qui sei tu a dirigere l'azione. Questa è l'ultima avventura di Nathan Drake, il cacciatore di tesori carismatico che ha la tendenza a finire in situazioni più grandi di lui. E credimi, questa volta non fa eccezione. Immagina di avere una mappa del tesoro, nemici a iosa sulle tue tracce e un fratello che non vedevi da anni che riappare all'improvviso con una storia che sembra troppo buona per essere vera. Praticamente il film è già scritto e devi solo giocarlo, e lo trovi su Steam nel pacchetto L'eredità del ladro. Grand Theft Auto 5 non poteva mancare all'appello. Eh sì, perché Grand Theft Auto 5 è un titolo che andrebbe giocato veramente su PC, perché accedi in questo modo a un quantitativo di mod che fa paura e soprattutto a un quantitativo di possibilità di gameplay che non hanno limiti. Quindi di base ecco spiegato perché un titolo Rockstar come Grand Theft Auto 5 sia durato per così tanti anni ed effettivamente non ci sarebbe neanche il bisogno di passare a un 6. No, dai, sto scherzando. Crash Bandicoot 4, It's About Time. Ancora oggi ti fa ripetere questa frase. Era ora! Dopo aver aspettato anni per un vero sequel della trilogia originale, e ragazzi, questo non delude, ti lancia in un'avventura attraverso il tempo e lo spazio con il nostro eroe peloso preferito, Crash, insieme a Coco, per fermare ancora una volta i piani del cattivone Cortex. Il gioco è un ritorno alle origini, con quel gameplay platform che ha fatto innamorare milioni di giocatori negli anni 90, ma con una verniciata moderna che lo fa sembrare fresco e nuovo. Oltretutto ci sono dei livelli veramente intriganti e divertenti da giocare, perché non sai mai cosa possa succedere sullo schermo, quindi io te lo consiglio.
The Last of Us è uno di quei giochi che ti restano impressi a lungo nella mente, non solo per il gameplay o la grafica mozzafiato, ma soprattutto per la storia che racconta e i personaggi che ti fa conoscere attraverso questa storia. La magia di The Last of Us sta nella relazione che si sviluppa tra Joel ed Ellie. Inizia come due estranei forzati in un viaggio insieme, ma man mano che affrontano pericoli, svelano segreti e superano ostacoli insieme, il loro legame cresce trasformandosi in qualcosa di profondamente toccante. Il gioco esplora temi come la sopravvivenza, il sacrificio e cosa significhi trovare qualcuno con cui condividere un'esperienza, un viaggio e una genitorialità che non è più tua. Tua nel senso sua, però ci siamo capiti. Detroit Become Human, una delle più belle storie scritte da Quantic Dream. Un gioco che ti mette nei circuiti di tre androidi in una Detroit del futuro prossimo dove i robot sono diventati parte integrante della società, facendo da babysitter, assistenti o lavoratori. Ma ecco il bello, questi android iniziano a svegliarsi mettendo in discussione il loro ruolo di servi senza volontà e cercando la propria identità e libertà. Della serie Asimov Spostati. Questo in particolar modo per narrativa e scrittura della storia te lo consiglio e oltretutto su PC dà il meglio di sé perché la qualità grafica regala delle sfumature che effettivamente non si riescono ad ottenere in nessun altro modo. Returnal. Quanto l'ho odiato sto gioco! Se te lo dovessi paragonare a un film sarebbe Edge of Tomorrow, quello con Tom Cruise, quello che arriva ad un certo punto, schiatta e rincomincia da capo quel giorno, poi arriva ad un altro punto, schiatta e rincomincia da capo quel giorno e non si spiega il motivo, succede sempre, continuamente e tu devi sempre solo che avanzare. Questo è lo scopo di Returnal, ma la cosa bella è che mescola un casino di generi all'interno e ovviamente sotto una bandiera sola, che è la sua. In pratica ti ritrovi a giocare un titolo che potrebbe essere accostato ai Souls-like, ai Roguelike, ai sopravvivenza e agli horror, tutto insieme, tutto compattato lì, e quindi immaginati il livello di frustrazione che può raggiungere. Spoiler, è altissimo. Però non posso negarlo, è un gioco incredibile, è veramente profondo e ad un certo punto ti coinvolgerà talmente tanto che non vorrai fare altro che scoprire il finale. Marvel Spider-Man Remastered. E lo so che c'è anche Miles Morales da giocare, quello che vuoi, ma a me piace Spider-Man così come è arrivato la prima volta. La seconda è una Remastered. Ti piace sentirti esattamente come un supereroe agile e spettacolare che si lancia tra i grattacieli di New York con una facilità che fa invidia? Sei nel posto giusto, perché Marvel Spider-Man è un'avventura adrenalinica che ti mette nei panni di Peter Parker, ma anche in quelli di Spider-Man, con una New York City dettagliata e vivace come un campo da gioco. Il tuo campo da gioco. Il gameplay è divertentissimo, balzare tra i palazzi con la ragnatela è intuitivo e ti dà subito quella sensazione di libertà e potenza. I combattimenti sono fluidi e pieni di stile, con una varietà di mosse, gadget e combo che ti permetteranno di affrontare i nemici in modo sempre nuovo e innovativo, perché ci potrai mettere anche del tuo nelle combinazioni. E poi ci sono le missioni, che vanno dalle battaglie contro supercriminali a situazioni più personali della vita di Peter, aggiungendo profondità al personaggio e alla storia stessa. Se è vero che da grandi poteri derivano grandi responsabilità, se hai una grande scheda video, questo gioco lo devi giocare. Altrimenti che ti compri la PlayStation 5. Ve li è arrivato anche Horizon Forbidden West su PC e io ero scettico di questo porting perché effettivamente avevo paura che non girasse così bene anche con schede video performanti e invece sono riusciti a far la magia perché gira perfettamente ed è uno spettacolo. Di fatto è il sequel che tutti i fan di Aloy aspettavano con ansia e ragazzi non delude per niente, ti riporta nel mondo post-apocalittico pieno zeppo di robot dinosauri, sì ed è ancora meglio di quello che avevamo visto prima e
Ci sono dei paesaggi mozzafiato che conosciamo benissimo, ma sono di più, e Aloy è ancora più dettagliata. Lato positivo o negativo, ci sono state un sacco di critiche, ma a me è piaciuto maledettamente. Quando un lavoro è fatto così bene, bisogna assolutamente riconoscerlo. Quando invece è tardi, bisogna salutarsi. Se sei arrivato fin qui, sei il mio eroe, esattamente come lo sono tutti quelli che vedi scorrere qua a lato. Loro sono i nostri abbonati, coloro che ci supportano e sopportano da un sacco di tempo, oltretutto. Se vuoi anche tu diventare un nostro supporter, abbonati, così ti puoi vedere anche i nostri video prima che escano. E niente, cioè, ci puoi anche commentare prima.